Salve a tutti, sono Gamer e benvenuti sull'episodio finale del primo DLC di Wii Happy Few. E preparatevi perché quest'oggi tutta la verità verrà finalmente a galla. Scopriremo quali siano i malvagi piani della dottoressa Faraday e soprattutto verremo a conoscenza di come i robot siano arrivati sulla Terra e la relazione fra Roger e James sarà messa veramente a dura prova. Come andrà a finire questa strana storia? Buona visione! Abbiamo trovato la Faraday. Dottoressa! Buongiorno, sta bene? Aspetta, aspetta, mi faccio entrare. Porco cane, buon salve! La stiamo salvando. Buongiorno anche a lei. Ah, li sta schiavizzando. No, I had to break down every single bloody step and jam it into their brains with a hot poker. Ma poveri! You might as well just kill them. They're not alive, you numpty. They're beautifully made power tools that have gone a bit haywire. But I'm having a devil of a time turning off. And if I can't, I'll have to set off the motoling reactor. Sapevo io che facevano esplodere tutto. If you stopped grafting their heads onto monstrous spider machines, they wouldn't feel the urge to. Oh, don't worry. I'm not sticking instructions in their tender metal heads anymore. Thank God! I'm going to use a positronic converter to hijack their. Oh, ma dai! Then I won't have to break the programming into steps. They'll figure out what I want done and do it for a change. That reminds me. James, we have to find her positronic converter. Dottoressa, dove va? Dottoressa? Use it. I think I've got it. It's through the incinerator room. You'll have to find a way down a level. I don't see any stairs. Yay, perfetto, che dopo potremmo andare storto. Cioè, quindi non l'abbiamo dovuta salvare. Perché è passata attraverso un portale, dottoressa? Oh, dove cavolo è andata adesso la dottoressa? Ma porca di quelli per porca. E qua c'è un robot che ha... Che cos'ha in mano? Una cronobomba? Cos'è? Possiamo rallentare il tempo! Non ci credo mai! Possiamo rallentare il tempo per davvero! Fantastico! Ah, quindi devo premere 4. A lui attiva temporaneamente la cosa. E poi possiamo ritirare fuori l'arma. Ok, mi darà un bel vantaggione in effetti. A quanto pare non ha un'area di azione, agisce su tutto il mondo. O forse sono io che divento più veloce, una delle due. Ok, dobbiamo assolutamente trovare la Faraday prima che combini qualche altro pasticcio. E quella specie di fabbrica laggiù non mi convince. Ho la vaga impressione che stiano triturando i robot come non ci fosse un domani. Sicuramente non li farà arrabbiare. Allora, vediamo un po'. Questo è un punto pericoloso. Allora, aspetta, rallentiamo il tempo. Perfetto, così possiamo passare in mezzo senza farci nulla. Mi sa che stiamo andando proprio lì. Cosa succede? Perché c'è un corpo volante? Buongiorno. Che sta succedendo? Porca che quella porca! Mi è arrivato un corpo addosso. Ho la vaga impressione che quando ho rallentato il tempo devo aver sminchiato la fisica del gioco. Ma vabbè, dettagli. No, ma dai, ma li stai incenerendo di brutto. Ma poverini. No, è un'imbrezione. Ho detto che è un'impressione. Oh mio Dio, aspetta che anche i miei colpi adesso sono rallentati. Però ho tutto il tempo di sto mondo per prendere la mira. Aspetta che ho l'arma scarica. Li possiamo randellare sulle gengive. Vabbè, le gengive non le hanno. Li randello sulle viti da qualche parte. Ok, perfetto. Aspetta, buoni. Sti piccolini qua sono i peggiori visto quanto corrono. Occhio, sta per finire l'effetto, sta per finire l'effetto. Buono, buono. Ho detto buono un secondo. Oh, qua ci muoio anch'io. Mi sa che mi conviene curarmi un attimino. Vai di pomatina, ok, perfetto. Sembra il Vix Vaporub, ma vabbè, dettagli. La Faraday ci dovrà un po' di spiegazione. No, vabbè, inquietante anche se è un robot. Buongiorno, non attaccatemi. Vengo in pace, volemo se bene. Guarda che roba. Potenziamento per la pistola, come non detto la perdono. Vediamo un po', abbiamo il rimbalzo. I colpi della pistola laser rimbalzano fino a 3 volte, sbarazzandosi di qualunque cosa colpiscano. Mi piace. Scusi, signor cadavere, porti pazienza che devo testare l'arma. Vediamo un po'. È vero, rimbalzano, bellissimo. E anche praticissimo, perché prima o poi mi piglio da solo, facciamo attenzione. Un pulsante rosso, lo devo premere assolutamente. Non mi dire che riporti in vita il robot. Salve signore, buongiorno, come sta? Are you awake? I'm not here to hurt you. Who are you? I work for Dr. Reff, but I don't agree with...
I'm very much worried that she's kidnapping you robots and using No, è un'impressione. I think you're self-aware and you know pain and sorrow. Non prenda come esempio la dottoressa Faraday, guardi. Dr. Faraday said she wanted to use a positronic converter to hijack your feedback loops. What does that mean? When we decide what to do, we weigh each possible action. We balance our hopes against our fears. We choose the action that Cioè, stanno definendo un essere umano, una mia impressione? In some cases, we sacrifice our existence for others we love. Che è esattamente quello che facciamo noi. She can't make us love her. How? We were designed to be No, friends. Poveri. We tried to rebel the imperative to obey. We failed. We have always tried to remain. E dove sono i loro padroni, quelli che li hanno creati? What happened to the people? Infatti. They died. Oh, ok, meglio così direi, Entire civilization on your own. Destroy me, please. No, non possiamo distruggerlo. Non posso farlo, sarebbe omicidio. Non l'hanno tradotto, ve lo traduco al volo, Ok. Sì, dobbiamo fermarla assolutamente. Oh, mi sa che si è spento da solo. Ma poretto. Beh, non credo che sentano dolore fisico perché non avrebbe molto senso essendo dei robot. Ma probabilmente il dolore emotivo, voglio dire, a volte è peggiore di quello fisico. La dottoressa Faraday è andata completamente fuori di testa. Ok che lei non guarda in faccia nessuno quando si tratta di condurre degli esperimenti. I have to tell James what's going on. We need to stop her together. Sì, assolutamente. Questi due devono cercare di unirsi ancora una volta perché da soli non ce la potranno mai fare. E voilà, perfetto, allora vediamo di tornare indietro. Mamma mia ragazzi, che viaggio incredibile. Davvero sto DLC lo sto adorando. Sono davvero curioso di scoprire cosa tratteranno gli altri due di DLC. James, ho le prove che la Faraday è fuori di testa. Non che servissero conferme. Ma come ti permetti? Dr. Faraday is planning to make worshipful slaves out of the robots. They're mechanical servants, Roger. That's the whole fucking point of their existence. Ma perché te la prendi sempre con me? Someone you hate reprogrammed you to love them instead. I suppose I'd be blissfully happy, wouldn't I? Nothing like being in love. Ehi, cos'è sta frecciatina? You don't find that at all horrifying? Not like you do know. You grew up expecting to be free. And that's the lovely thing about you. You never look down to see if you're on solid ground, so you can just look at the moon and the stars all day long. Where I come from, everybody has a job. And nothing is worse than not belonging to anybody. If we weren't killing them, we could go to their world and learn from them. Questa sì che sarebbe un'avventura. Make friends with them. You're like that lord that kept an Indian tiger for a house cat until it ate him. No, saremmo noi la tigre in quel caso, mi sa, Dr. Faraday, who's smarter even than you. And we are going to help her do whatever she thinks makes sense. All right? Non credo sia una buona idea conoscendo la Faraday. See that we could be at the threshold of something bewildering and beautiful. You refuse to. Fuck's sake, Roger! Ma perché ce l'ha così tanto? Find her positronic converter. Sì, assolutamente. Assolutamente. Dimmi che si è aperta la terza porta. Cioè, io capisco che James ha detto: io ho sacrificato tutto per te, Roger. Probabilmente Roger ha cercato lavoro presso la dottoressa Faraday. Lui è un ex militare, non è una persona troppo intelligente, ma ama Roger alla follia e perciò avrebbe fatto qualunque cosa pur di seguirlo. Però effettivamente si sente come se non appartenesse a questo mondo, perché sono tutti troppo intelligenti per lui. James, non ti preoccupare, si risolverà tutto, Ma adesso devo andare a fermare quella folle della Faraday. Mi raccomando, non far casino. Beh, una cosa è certa: quando Arthur raggiungerà la Faraday nel 1964, fra due anni, abbiamo incontrato sia Roger che James davanti alla casa della Faraday, quindi sappiamo che saranno ancora assieme. Ma bando alle ciance, entriamo nella zona di conversione. No, davvero, la trama di sto gioco è molto più profonda di quanto mi sarei immaginato. Vediamo un po'. Sì, non si entra, dannazione. Ah, ok. Ci vuole non notarla, cioè, quando ci hanno puntato anche una luce, voglio dire. Ok, aspetta un secondo. In parte i cristalli di motilene. Una singola scintilla ed esplode tutto.
Proviamo a salire là sopra. Vai, Roger! Direi che dovremmo essere praticamente arrivati. Ok, aspetta che mi riprendo l'arma perché non mi fido. Guarda che roba, sono letteralmente dovunque questi cavolo di tizi morti. Perfetto, perfetto. Chi è che gli ha messo la bombetta in testa? Ma vabbè, dettagli. Credo che siano i bot della... della Faraday. Vediamo un po'. C'è balsamo curativo e addirittura anche quello medicamentoso. Quello curativo di base ridava il 50% di salute. Il medicamentoso curava completamente. Per adesso siamo messi bene. Non mi sono fatto ferire più di tanto. E la... oh no, ho un brutto presentimento. Ecco perché mi hanno dato il balsamo. E direi che qua ci tornerà anche utile la nostra granata che rallenta il tempo. Oh oh, quello è grosso. Quello è grosso. Quello è tanto grosso. Quello è considerevolmente molto grosso. E anche le esplosioni non gli fanno troppi danni. Wow. Ok, aspetta che lo prendo a randellate. Poi prendo anche a randellate. Oi. Porco cane straresistente. No. Molto male. Aspetta che io ho anche le bombe ora che ci penso. Mi ero dimenticato. Abbiamo anche le bombe. No. Perfetto. Con questo li siluriamo alla velocità della luce. Ok. C'è ancora qualcuno? Sì, in effetti, da quel punto di vista l'idea possiamo dare anche ragione. Questi ci attaccano a priori senza sapere chi siamo. La griglia laser qui ci blocca e il pannello di controllo è là sopra. Sì, mi sa che effettivamente dobbiamo attivare questi marking jing in qualche modo. Allora, con questo ci permette di muoverlo verso l'alto o verso il basso. Allora, per adesso andiamo sotto. Allora, dobbiamo probabilmente raggiungere quell'ascensore, ma è troppo alto. Così lo possiamo abbassare. Perfetto, e ora possiamo tornare sul nostro... Roger, che stai facendo? Roger? Cos'è? Vabbè, sono cose che capitano, facciamo finta di nulla, dicevo. E vediamo eventualmente di raggiungerlo con l'ascensore con cui siamo arrivati. Perfetto, così dovremo po'... Roger, ma c'hai problemi grossi oggi, ragazzo mio. Oh, tutto questo per raggiungere la piattaforma quassù. E se Roger non mi si spalma male, perfetto. Mi piace l'enorme per la sicurezza di sto posto, ma lasciamo stare. Ok, e possiamo attivare la leva. Oh, e disattivare la griglia là sotto. Ok, vediamo di proseguire. Dovremmo essere quasi arrivati al laboratorio della Faraday. Dottoressa, buongiorno. No, la dottoressa non c'è, però abbiamo un pochettino di robot assassini. Buongiorno signore, mi dica che era da solo. Sembra di sì, in effetti. Qua però non possiamo passare, dobbiamo andare da questo lato. Vediamo un po', dovremmo probabilmente fare il giro un pochettino più lungo. Vabbè, ma è un vicolo cieco. Ci stava la grata. Dove diavolo stiamo andando? Sembra che siamo nei condotti principali dell'aerazione. Questo non si apre, quindi dobbiamo proseguire da quest'altra parte. Peraltro, perché fare condotti di aerazione se qua sotto sono tutti robot? Davvero mi viene da pensare che la struttura sia stata costruita appositamente, grazie della bomba e del balsamo, per la dottoressa Faraday una volta che l'ha scoperta. Cioè che peraltro è la gran botta di Curlo che la struttura si trovasse sotto il suo laboratorio. Ma che brutta zona, ragazzi. Oh, ma dai, ne possiamo parlare? Ma perché? Wow! Oh! Pratico! No, non sparano mai i missili, vero? Aspetta. Sì, ciaone! Ok che possiamo sparare i missili, però per quanto possiamo andare avanti? Bani, perfetto. No, rallenta il tempo, perfetto. Dottoressa, potrebbe fermare le sue macchine assassine? Sono il suo dipendente, fedelissimo dipendente da nazione. Guarda le esplosioni, che belle che non sono. Ok, perfetto. Spi, però la bomba non funziona all'infinito, ragazzi. Oh, non sparare di nuovo. Ok, a posto. Avrà sterminato tre quarti della popolazione locale di robot. Vabbè. Ok, vediamo di proseguire. Quante trappole malvagie ci attenderanno ancora? Abbiamo un ulteriore ascensore. Aspetta un secondo. Ok. Ah, vediamo di proseguire. Mamma mia. Oila! C'è un portale laggiù. Signor robot, scusi. Come non detto, è stato un piacere conoscerla. Oh, raggi della morte. Bene. Molto bene. Guarda, continuano a mandare robot e i robot continuano a farsi silurare. Beh, di certo non sono molto intelligenti, dannazione. Quello che non capisco è perché Roger, che voglio dire lo studioso e l'intelligentone del gruppo, sia effettivamente quello più coraggioso, mentre James, che è stato un ex militare, voglio dire, oh, cosa sta facendo, dovrebbe essere quello che effettivamente lo difende. Oh no. Siamo arrivati? Cosa sta facendo? Ah, li sta convertendo con quel raggio. Credo. No, dottoressa, sono qui per fermarla, scusi, ha frainteso. Where's James?
They're a race of intelligent people! They're not! And they're killing actual people. Ugh, I don't know what you think you're doing here, but if I can't get my positronic inverter up and running, they'll kill every last one of you. Ma si è domandata il motivo per cui ci stanno uccidendo? Ah, dannazione. Oh, ma perfetto! Oh, ma perfetto, aspetta, riprendimi le bombe. Vanno bene anche bombe normali, non ci sono problemi. E lanciamogliene un paio per sicurezza. Della serie è meglio abbondare. E spariamo anche qualche colpo, ok. Speravo di fargli un po' più di danni. Come potete vedere, se non gli spari le bombe elettriche, le sentono molto di meno. Ricaricati, perfetto. Ok, fatto fuori uno, fatto fuori due. E ovviamente ne sono spawnati altri. Allora, tatticone della vita, rallentiamo il tempo, perfetto. E ora aspettate che trovo le bombe, quelle un pochettino più serie. Ok, queste le dovrete sentire un attimino di più. Signore, buongiorno, lei è quello che dà le scariche elettriche che mi fa girare le scatole. Ok, perfetto, manca il tizio qua giù. Marce. Ah, ah, ho detto morce, porcini quelli per porca. E che cocchio, ok? Erano tutti? Perfetto, dovremmo aver sterminato tutti. Peraltro mi dimentico sempre che se premo tasto destro posso parare i colpi. Ah sì, ciao, il Delon Gamer che para i colpi, ma vabbè, dettagli. Allora, vediamo un po' se possiamo interagire in qualche modo. Possiamo ruotare la struttura. Ah, ci ha aperto il portellone e ora posso sparare a que... Ok, di certo stiamo ottenendo dei risultati. Speriamo che nel frattempo non spawnino altri robot. Allora, vediamo di aprire tutti i pannellozzi. E così facendo dovremmo mettere i bastoni fra le ruote al malefico piano della Faraday. Quindi, boom, uno. Aspetta che magari mi ci allontano. E boom, due. Oh, perfetto. Ora voglio vedere cosa si inventa. We have to talk to them! Oh my god! Roger, what did you do? I've smashed it! I have to set off the reaction after all. No, Teresa! I have to capitalize. No, no! Burn all the robots on this side of the portal. Ma porca di quelli per porca. All the research gone to waste. What about the ones on the other side? The ones in their own world! They'll burn too, I suppose. Ma there's a non-zero chance the mines and Wellington Wells will explode. Ma brilliant job, Roger. I won't be needing your services. Dottoressa, ho capito, un attimino fuori di testa, ma lei sta esagerando. Where's Faraday? She's gone to kill all the robots. Well, we've got you to thank for that. Ma come? We can't let her murder innocent people. They're not people, Pop. Are you going to side with the robots or with human beings? I'm siding with both. I am sorry, Pup, but you have lost your mind. And I have to... No, James, non far cavolate. You're going to fight me. I don't have any choice. Ma come? No, aia! Porca di quelli per poca. Buono, aspetta, ti posso spintonare. Ti do i sberloni, eh. No, James, no. Ok, aspetta, potevamo anche spintonarlo. Così abbassavano la guardia. Ok, no, aia, aspetta, ricordiamo che quando pari ti richiede un po' di stamina, aspetta, ok, ti segno io, altro che i militari, James. Era obbligatorio, mi dispiace. James, stai bene? Posso anche palpeggiarlo, vediamo un po' se aveva qualcosa in inventario. Niente, sei anche povero, James, almeno avessi un morso ricco. Allora, ottieni l'ultimo potenziamento della pistola laser. Oh, era qui. James, non mi avevi detto nulla, dannazione. Vediamo un po' cosa fa questo. Carica rapida, il ritardo di ricarica della batteria della pistola laser è ridotto di molto. Oh, perfetto. Potete vedere che c'è lo schema che mi riassume tutti i potenziamenti dell'arma, che effettivamente erano 4. Oh, i valori sono saliti tutti al massimo, parliamone. Aspetta un secondo, che vuol dire che adesso posso letteralmente sparare in continuazione, vediamo un po'. Molto meglio. Decisamente molto meglio. Ok, ora dovremo poter fermare la Faraday, assolutamente. Se ricordo bene, oltre a questi tre portoni, qua dietro c'era un'ulteriore via d'accesso. Ah, sapevo io che era un'altra... accettavamo un'altra zona. Zona decisamente molto più seria, eh. Peraltro mi piace lo stile un po' da trip mentale. Buongiorno. Oh, mi sa che siamo veramente prossimi al combattimento finale. Guarda laggiù il portale, buongiorno, salve, c'è nessuno, vengo in pace. Dottoressa Faraday, non è in chiacchiata con me, vero? Bastava anche un sì, eh. Oh, dottoressa, buongiorno, ci muoio malo. Ok, beccala. Ah, sparai così laser. Aspetta un secondo. No. Cattiva dottoressa Faraday. Morici male. Oh, si sta parando. Ah, mettiti qua dietro, Roger. Ok.
Perfetto, ora possiamo rispararle di nuovo. Marce, marce. Oh, aspetta, sta facendo un raggio. Ah, questo un po' l'ho sentito, dottoressa. Sono il suo fedele dipendente, non mi può attaccare senza un minimo di rispetto. Aia. Oh, troppi robot, troppi robot. Buongiorno robot, portate pazienza, che questa ve la regalo io, eh. Volete che il DeLong Gamer non vi regala nulla? Ok, sparagli, sparagli, sparagli. In teoria la granata neanche serve, ma prevenire è meglio che curare. Basta, dottoressa. Oh no, oh no, 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 no. Aspetta, 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 aspetta. Alzalo, 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 alzalo. Perché non lo alzi? Aia. Buoni ragazzi, ci sono esplosioni per tutti. Non litigate. James, dov'è? Che ha fatto? Che ha lanciato? È dell'esplosivo? Ok, grazie James. Tira su veloce, tira su veloce. Ok, ok, questa volta non mi faccio pigliare, sono mica scemo. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, finalmente ce l'ho fatta. Mamma mia, ci sono voluti veramente troppi colpi. Ok, vittoria, yay. L'amore vince ancora una volta. James, non ce l'avrei fatta senza di te. Quindi questo è il portale per il pianeta alieno dei robot. Oh oh, volemo se bene, ragazzi, volemo se bene. No, fidati, non ci uccideranno. Portalo via la dottoressa. Mi par giusto. You mean executor? Or turn her into a bloody plow? Of course not. They will attempt to find the errors in her programming. If they can, she will be returned. È geniale in effetti, perché ucciderla? Do you destroy human beings even when they can no longer cause harm? Guardi, abbiamo delle regole un po' stupide. It does seem a bit wasteful. We will close the portals. Wait, what? No, don't do that. Perhaps we can open them again one day. We got to a bad. Giusto un po', piede sbagliato. We have so much to learn from each other. Please, don't close the portals. It is not my decision, but perhaps you can convince my people. If you cross the portal. È l'occasione che stavamo aspettando, no? Perché James è triste? I can't convince you and. Then I can't come back. Ma perché? Ti aprono un portale, ti danno un calcio in culo e tanti saluti. You'll always wonder what you missed. Vieni che tu però. Fact. If you don't go over there, I'm kicking you out of the house. So look, there's nothing keeping you here. Then come with me, James. What would I do there? Wherever that is, I'm not going to be much use convincing alien robots of anything. They'll take care of us. I'll take care of you. No, che dolcini. Always taking care of you, James. Convinci James a venire o lascia James? Ma no, ma che lo lasciamo qua? Ma sono mica scemo. L'amore, ragazzi, ok, troppo amore. Troppo amore. Senti i suoi baffi su di me. James, ok, a posto. Ha trovato il coraggio di colpo, finalmente. At least they won't give us shit for being in love. Come on, it'll be a smashing adventure. Oh, almeno sarete insieme, voglio dire, ragazzuoli. Perfetto. I do love you, James. I do love you, Roger. Oh, vedi che l'amore trionfa alla fine? Ed è una nuova avventura per James e Roger. Quindi la dottoressa Faraday che noi abbiamo incontrato 2 anni dopo era la versione migliorata e meno fuori di testa. Davvero carino come DLC. Non è stato lunghissimo, proprio un paio di ore a dir tanto. E ammetto che ci stava, è stato un piacere ritornare nel pazzo mondo di Wii Happy Few. Non siamo ritornati proprio a Wellington Wells perché hanno tolto praticamente buona parte della componente survival, crafting e via dicendo. Ma ammetto, l'ho apprezzato un sacco e mi sono divertito parecchio. E non vedo l'ora soprattutto che esca il prossimo DLC. Buono, visto come serie non è stata molto seguita, un peccato, ma ammetto me l'aspettavo. Spero che comunque chi l'abbia seguita fino a questo punto si sia divertito, quindi lasciate un bel mi piace che voi vi siete divertiti, condividetevi su Facebook per aiutare il canale a crescere e noi ci vedremo nei prossimi DLC. Ciao ciao!